un altro giorno importante per la Rapido Latina Calcio a 5, perché presentiamo un ulteriore sforzo fatto dal presidente La Stazza, un ulteriore regalo fatto al tecnico Giampaolo con l'arrivo di un giocatore importante, molto importante, come Fabiano Assad. Io lascerei subito la parola al presidente e poi al direttore sportivo Cristiano Martedu. Insieme hanno lavorato per cercare di regalare a Giampaolo quest'altra pedina molto importante. Hai detto tu, una pedina io direi importantissima, perché penso il passato agonistico di Fabiano, chi mastica futsal sa di quale giocatore parliamo, e forse è stata un'operazione lampo, Cristiano, nata veramente nell'arco di 24 ore, perché dovevamo prendere una decisione in fretta, che su Fabiano c'erano altre società che volevano portarcelo via. Abbiamo deciso di fare uno sforzo importante, perché diciamo nel budget avevamo l'idea di aver definito un po' tutte quelle che erano le operazioni. Si è presentata tra virgolette questa occasione. Ringrazio anche Fabiano, perché ci è venuto da questo punto di vista sotto l'aspetto economico incontro, quindi abbiamo fatto un passo, come si dice, l'uno verso l'altro. Oggi vederlo qui già allenarsi è per noi una sorpresa, e una sorpresa piacevolissima. Adesso stiamo facendo di tutto per fare in modo che arrivi il transfer dall'ultima federazione dove lui ha giocato, che è l'Azerbaigian. E speriamo tutti veramente di poterlo schierare venerdì contro la Luparense. Cristiano, sì. Due parole anche dal direttore sportivo, perché sì, il presidente, ma anche l'opera di Cristiano è importante in questa società. Lui è una delle figure nuove di questa società, ma estremamente importante, voluto assolutamente dal presidente per ricoprire la carica di direttore sportivo. Sì, per quanto riguarda l'acquisto di Fabiano, è stata una cosa abbastanza... Abbiamo ragionato sulla questione prima di fare il passo, ci siamo riuniti tutti quanti noi della società e abbiamo valutato l'ipotesi di contattarlo, l'abbiamo contattato e siamo riusciti comunque a portare a termine questa operazione, che credo sia un'operazione fatta veramente con un sacrificio enorme da parte della società, perché l'ha detto già il presidente, comunque avevamo chiuso il nostro mercato, però questa operazione, portare un giocatore come Fabiano a Latina, per noi è motivo anche di orgoglio aver portato un giocatore del genere qui a Latina. Fabiano, ci dici due cose? Intanto benvenuto da parte di tutti noi. Grazie, io vorrei ringraziare le parole, ringraziare soprattutto il presidente, che ha fatto uno sforzo per essere qui, Cristiano, Luca e anche Vinicio Baccaro, che sono state persone importantissime in questo discorso della possibilità di giocare nel Latina. Sono veramente molto contento, e adesso tocca lavorare per fare un buon campionato e continuare tutti in questa strada. Parla un po' della tua carriera, di quello dove sei stato, per chi ancora non lo sapesse. Sì, però lì l'anno scorso hanno fatto una squadra veramente forte, no? Per giocare la Champions, la UEFA. E loro hanno vinto il campionato lì 2 anni fa, potevano giocare, mi hanno chiamato, abbiamo fatto un bel campionato, siamo arrivati in semifinali contro il Barcellona, abbiamo perso nei calci di rigore, poi abbiamo vinto contro quelli che erano i campioni, il Kairat. Alla fine siamo rimasti terzi della Champions, potevamo pure arrivare in finale oppure vincerla, ma è andata bene. Quello che diceva il presidente, io ho giocato, così mi conoscete un po', io ho giocato con la nazionale italiana 8-9 anni, ho fatto 2 mondiali, ho vinto alcune cose importanti, ho vinto 2 scudetti nel 2010, 2011,
la Liga Brasiliana, la Coppa del Brasile, quindi sono arrivato qui in Italia nel 2003 a Montesilvano, poi ho girato un po' il mondo, sono andato in Spagna, ho giocato 5 anni lì, l'anno scorso ero in Azerbaijan e oggi sono contentissimo pensando da questo momento in avanti e sono contentissimo di essere nel Latina. Sì. Sì. Anche. Sì. Sì. Guarda, da ieri quando sono arrivato le aspettative sono enormi, sono arrivato, ho parlato con i ragazzi sono spettacolari, veramente non dico solo per dire, no? Il palazzetto, si nota che c'è una struttura molto buona che possiamo fare veramente bene, piano, tranquillo, ma adesso come stavo dicendo a Luca, tocca anche a noi a fare un buon campionato. Per la cosa cresce ancora di più, ma sicuramente abbiamo una struttura bella e sono molto soddisfatto di quello che ho trovato qui. Sì, partita difficile, no? Ma giochiamo a casa, è sempre una possibilità di fare bene, un'opportunità di dimostrare quello che valiamo. Sono appena arrivato, mi devo allenare tantissimo ancora, però la strada per me è il lavoro. Speriamo bene, vediamo cosa succede. Sì, no, è finita la stagione l'anno scorso, non ero in Azerbaijan, poi ero in vacanze, ma mi allenavo a casa, correvo e adesso... No, non direi pronto perché mi devo allenare tanto, devo prendere il ritmo giusto, quello lì, ma questo si fa solo col lavoro. Io ormai mi conosco, so che quanto più mi alleno le sensazioni cominciano a migliorare sempre e devo lavorare che piano piano, so che non possiamo andare tanto piano, ma le cose miglioreranno gradativamente. Perché se rimanevo in Brasile, per esempio, nella squadra da quando ho cominciato, non sarei cresciuto. Non lo so, ti capisco la tua domanda, ma forse il calcio, poi fai un buon campionato, poi ti chiamano da un'altra parte, vuoi provare altre cose. Quando io giocavo in Italia, per esempio, alcuni anni fa, sono andato a giocare con le nazionali mondiali, poi... In quel momento la Spagna viveva un momento stupendo, mi hanno chiamato lì, sono andato di là, poi la Malvi di Falcão mi ha chiamato, sono andato anche di là, e così. Non avrei una risposta così, ma... No, niente di particolare, nel senso che Fabiano, io ho avuto la fortuna di allenarlo un anno quando collaboravo con la Roma, e quindi so con chi lavorerò, è un ragazzo che si mette a disposizione, che lavora tanto, lavora sodo, le qualità sono indiscutibili perché insomma il curriculum di un giocatore arrivato a 30 anni parla chiaramente, quindi so che lui insieme a tutti i suoi compagni che sono altrettanto forti potrà fare aiutarci a fare un grande Latina, perché nessun giocatore da solo crea chissà quali scompigli al campionato, ma Fabiano, che è un grandissimo giocatore, e colgo l'occasione per ringraziare il presidente di questo ennesimo sforzo e colgo l'occasione per ringraziare anche Cristiano per aver lavorato giorno e notte affinché questa trattativa potesse andare a buon fine. E Fabiano, inserito in un contesto di giocatori forti come quelli che ho io, potrà fare un ulteriore salto di qualità a questa squadra. Casale, finite, ma mentre ne facevi pochi. Non ho visto il video, ho visto soltanto un risultato, i risultati vi piacciono a voi giornalisti, quelli piacciono a tutti voi i risultati, voi parlate di quelli. Io se non vedo, finché non vedo la partita non riesco a capire, chiaramente
è un risultato che flascia un po', ma è un amichevole. Le amichevoli, lo sappiamo tutti, lasciano un po' il tempo che trovano, sono importanti, sono delle indicazioni utili per noi allenatori, dove possiamo verificare delle cose. Magari la Luparense ha provato una cosa che gli è andata male, magari grazie a questa amichevole non la ripeterà in futuro, quindi magari da questo 7-0 ci hanno guadagnato delle considerazioni importanti. Quindi sinceramente poi amo guardare un po' a casa mia, però è chiaro che se vedrò questo video mi farà piacere, potrò fare un commento maggiore. Non lo so, non l'ho neanche sentito per telefono, però è chiaro che gli dispiacerà, ma ripeto, è un'amichevole e negli ambienti sereni le amichevoli vengono prese per quelle che sono, insomma. Non c'è nessun tipo di allarmismo, anzi, ripeto, potrà sfruttare a suo favore magari gli errori fatti. Ma una no, buchi non ci sono, la squadra nostra era già ben fatta. È chiaro che l'arrivo di un giocatore importante in più a me piace, a me e alla società fa sì che avrò un'alternativa grossa in più. Lui è un giocatore di caratura internazionale, quindi qualsiasi allenatore sarebbe contentissimo in questa categoria di avere Fabiano in squadra, quindi però nulla toglie ai componenti della squadra che fino adesso hanno fatto un mese di lavoro ad altissimo livello, quindi non colma nessun buco della squadra, ma va ulteriormente a rinforzarla con la sua esperienza e la sua qualità. Ci siamo persi l'addetto al marketing il giorno della presentazione, che l'avrebbe dovuto spiegare, quindi diciamo sì, lo faremo una campagna abbonamenti con... A differenza dello scorso anno, dove avevamo provato a dividere i settori, però come vedi il palazzetto non consente poi ad ognuno di occupare il proprio posto, quindi faremo un abbonamento unico a 20 euro e ci sarà un biglietto intero e uno ridotto. L'intero costerà 3 euro e quello ridotto 2 euro sarà riservato alle donne e agli under, dagli under da 18 ai 14 anni. Quindi sotto i 14 anni l'ingresso sarà gratuito e la fascia dai 14 ai 18 anni avranno il biglietto ridotto, come le donne. Dal mio papà. Dal mio papà. Quindi le origini quali sono? Arabo. Ah, perfetto. Quindi non possiamo dire. Qual è il numero che avrà in maglia? Mi sa che è il 3. Il 3. Il 3. Alla difesa soprattutto, no? Però sono un giocatore che piace tanto attaccare quando posso, ma aiutare la squadra, aiutare in difesa, la grinta, coprire gli spazi e soprattutto la determinazione, la voglia di vincere, secondo me so competere a un livello alto e questo secondo me può fare la differenza. Aiutare i compagni. Il futsal italiano è cresciuto tanto negli ultimi 10 anni, no? Ero qui in Italia 3 anni fa, ho giocato 2 volte il campionato, per fortuna li ho vinti tutti e 2 i campionati che ho fatto qui, ma è un livello ottimo, anche perché lo campionato spagnolo, i giocatori che erano lì, alcuni sono venuti anche qui, è un campionato molto competitivo, difficile, e tocca lavorare per fare bene, perché sarà dura, però ce la possiamo fare sicuramente. Grazie. Finito? Grazie. Grazie a voi. Presidente, facciamo un applauso per la maglietta. Sì. Paola.